tutti ciurma e benvenuti da Giocherina e dalla Porta Aerei, che ha come fronte in questo nuovissimo video random del sabato. Che dire ragazzi, siamo ritornati qua su Overwatch. Ho visto che questo genere di video comunque vi piace, come vi ho detto anche la scorsa volta. Direi che forse lo ripeterò tutte le volte, cioè no, dai, spero di no. La volta scorsa ragazzi abbiamo utilizzato Hanzo, quindi sarebbe a dire un personaggio d'attacco. Sotto il primo video qualcuno di voi mi aveva consigliato di usare il grasso porco, quindi sarebbe dire Roadhog, che è ragazzi questo personaggio qua panzuto. Cioè da un lato è figo, nel senso che c'è tutto sto tatuaggio pazzesco sopra la panza, con sto ombelico bruttissimo che gli spunta da fuori. Però si tratta di un tank ragazzi, per cui torniamo oggi ad utilizzare un tank per vedere come me la cavo con questo personaggio super panzuto. Perché vi dirò la sincera verità ragazzi, non l'ho mai usato, se ci avrò giocato tipo una volta o due, forse eppure troppo. Per cui andiamo immediatamente a cercare una partita. Anzi aspettate, che oggi mi hanno dato, se non sbaglio, tipo un forziere leggendario, forziere celebrativo leggendario, perché hanno detto che tipo l'anniversario di Overwatch è una cosa del genere. Per cui visto che siamo qui, perché non lo apriamo insieme e vediamo che cosa ci esce. Qualcosa di pazzesco, spero. Allora, ok. Ah, ma che figata! È un emote tipo da Halloween, interessante. C'è un audio di Junkrat, che è uno dei miei personaggi preferiti. Un modello per Farah, che figata pazzesca, ragazzi, è bellissimo. E una posa vittoriosa per Reaper. Posa enigmatica, quindi sta semplicemente là in piedi come un palo della luce. Va bene, abbiamo aperto insieme questo forziere meraviglioso. Adesso andiamo a giocare. Minchia, per essere grasso ragazzi cammina abbastanza rapidamente. Ok ragazzi, stiamo pronti. Nessun guaritore come sempre ragazzi. Volete che finiamo nella merda? È questo che volete? Ah, meno male, grazie JSOF. Grazie. Però non me la dà a me la rugna, sono un guaritore. Che caspita, che ca... Cioè, ha cambiato, ha tolto Zenyatta. Ragazzi, perché ci volete far finire la merda? Insomma. Ok, raga, allora, questo personaggio ha con R2 un'arma a corta gittata e ampia rosata, mentre con L2 arma a media gittata e ampia rosata, per cui da vicino e da medio lontano, diciamo. Poi come mossa ultra c'ha la mossa porcata. Danneggia e respinge tutti i nemici davanti a te. L1 gancio, trascina il bersaglio nemico verso di te. R1 boccata d'aria, quindi diciamo che ha una sorta di possibilità di curarsi. Per cui i colpi che abbiamo a disposizione sono soltanto 5, per cui è il caso di usarli saggiamente. Potremmo usare l'arma a corta gittata avvicinando i nemici a noi con L1, perché se l'obiettivo è qua, tutta la gente è de là. State a difendere, qua un paio di palle, qua vi stanno solo a ammazzare ragazzi, cioè non lo so, eccolo. E il Reaper che se la squaglia, la grandissima. Ecco qua, ricarica, adesso sì che sono nella merda, più nera. Attenzione, ecco. Adesso sì che mi stanno... Oh, grazie, chiunque tu sia. M'hai curato! Grazie! Oh, sono riuscita a fare una kill! Ahia! Sono riuscita a fare una kill finalmente! Grazie! Oh! Ma perché te ne vai un po'? A quel paese ovviamente la kill non è stata per me. Ci mancava pure che la kill fosse per me. Toma, sto, non l'ho ucciso io. Figuriamoci ragazzi, ma quando mai le kill potrebbero essere mie? Ah, mi sto scordando sempre che posso usare gancio come una demente. Oh merda, Bastion lì potrebbe essere un grossissimo problema. Però direi che la cosa importante adesso è difendere il nostro obiettivo. Voi andate pure davanti ragazzi. Ecco, doveva essere giusto. Come caspita si chiama quello? Ecco. Allora, se un colpo a corta gittata, quindi a breve distanza, dovrebbe essere tipo quasi letale, anche e soprattutto se me ne metti solo 5, dico io. No, perché non sono più in partita?
Ma stiamo scherzando? Ma è la stessa partita? Ma perché sono stata buttata fuori? Vorrei sapere io, sono dovuta uscire e rientrare. Sì, è la stessa partita, mi sa, ragazzi. Oh, merda. Vabbè. Vabbè, così non ci siamo. No. Ho preso un medikit senza manco volerlo, tipo con il culo, con le chiappe, è stato bellissimo. State fermo però, figlio di una grandissima sozza. Minchia, oh, vabbè, niente, sono morta, ragazzi. Adesso qualcuno verrà qua a farmi le chiappe, infatti, eccolo là. Perché non vai a morire ammazzato? Con Rodog! Mi sa che Giocheri non ci sta proprio. Potevo usare la cura, c'avevo io la boccetta per curarmi un minimo. Sto andando proprio in maniera geniale oggi, ragazzi. Io la vedo male, male, malissimo per noi. Vabbè, che sta succedendo qui? Adesso sì che siamo a posto, eh? Adesso sì che siamo a postissimo, direi. Vieni qua, figlio della grandissima sozza. No, raga. Cioè, andavo meglio, ragazzi, con Anzo, che è tipo una sorta mezza de cecchino. C'ho la mia ultra porcata. Adesso sì che dovete stare attenti. Perché, sì, vabbè. Cioè, ma vedete com'è? Non è possibile. Io ho capito che non essendo un personaggio d'attacco non c'ha tutta sta potenza d'attacco, però scusa, se mi dai solo 5 colpi a disposizione e gli sto così, il colpo dovrebbe togliergli un botto di vita, invece no, ti puoi attaccare a sta grandissima cippa se tu usi sto maialozzo. Vabbè, così non vale però, li dovrà finire prima o poi. No. Come non detto. Se giro di qua lo becco alle spalle. Magari sì. Non lo so. Sto andando tipo nella tana dell'inferno per me, ragazzi. Oh, per fortuna. Per una volta sono riuscita a combinare qualcosa. Porcata! Oh, sono riuscita a usare la mia porcata incredibile. Vabbè, cioè io con sto gancio, cioè manco col gancio ce la posso fare. Ma è una tragedia umanitaria la mia, Mo se arriva, se torna a Bastion, ragazzi, stiamo abbastanza nella merda. Eccolo là, infatti. Ok, oh, per perché non te va a la merda? Ecco. Caspita, minchia, oh. Uso il gancio, stavo mirando un altro nemico, ok, però, cioè, guarda caso, stavo facendo tipo la mia super mossa pazzesca e ci doveva stare un altro stronzettino lì a rompermi le uova. Ecco, gancio proprio usato alla cazzo dei cane. Sì che siamo a posto. Va bene. Vabbè, sì, ma è impossibile, però. Cercare di fare qualcosa di decente è impossibile. Insomma, dobbiamo perdere, no? Non possiamo resistere ancora meno di 2 minuti a tenere sto carico qua. Sì che ce la possiamo fare. Forza, ragazzi. Attenzione che c'ho la mia porcata a disposizione, C'ho la mia porcata a disposizione. Eccolo là. Oddio, ma vabbè, ma siete scemi, però. Cioè, non vedete che arriva? Non vedete che arriva? È molla! Che cazzo è? Ma vattene a fa', Ho sprecato pure la ultra. Porca vacca miseria. È vero che io sono una pippa, però capito sempre nella squadra peggiore. Ecco qua, per una volta sono riuscita ad usare sto cazzo de gancio dei miei stivali. Vabbè, sì. 30 secondi. Forza e coraggio, ragazzi, forza e coraggio. Ah, posso usare la mia pozioncina? Certo che la posso usare, mi scordo sempre in pratica. Dai, raga, è Bastion. Dai, raga, che ce l'abbiamo fatta. Dai, raga. Nonostante tutto. E come tempo supplementare? Ma stiamo scherzando? Intanto senza manco rendermi conto. Ma vaffanculo, va te e sta ultra di merda. Cioè, tempo supplementare perché? Oh, non è giusto però questo, No che non lo è. Non lo è. Ce l'avevamo l'obiettivo. Eravamo riusciti. Maledetti. E vattene al diavolo, va. Sì.
Non so per quale miracolo, ragazzi, ma ci siamo portati a casa questa partita. Guardate il mio ciccio panza com'è. Wow. Vedete, ragazzi, cioè questi che usano i cecchini comunque c'hanno pure un culo immenso, perché non li vede mai nessuno. Cioè era lì in mezzo al cavolo, non c'era nessuno lì a colpirlo, nessuno. È quello che ha fatto pure il punteggio migliore, 20 eliminazioni, uccisioni, 11 uccisioni solitarie, ragazzi. Un risultato assurdo. Io ho fatto 10 eliminazioni, 6 uccisioni presso l'obiettivo, ma 8 morti, una uccisione col porcata. Vabbè, cioè non è che è stata tutta sta cosa tragica, eh. Però seleziona il tuo eroe. Perché ride? Ok, ragazzi, abbiamo anche Bastion e Diva qui con noi, e JSF201 ha deciso di nuovo di prendere Zenial. Potere ai porci! In che senso? È abbastanza equivoca la cosa. Beh, ragazzi, ma avere un personaggio che c'ha come ultra, una ultra che si chiama porcata, direi che è tutto dire. Ciao! Ciao squadra, gruppo dell'armonia, ma grazie, grazie, sei così gentile, sei un amore, grazie. Ok, sono andati tutti in avanscoperta. Direi di fare attenzione perché il nemico ci aspetta giusto dietro l'angolo. Oh, 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 oh. Scoprirsi non è molto saggio perché qualcuno... che disastro! Ammappate, oh! Vai via, shop! Oh, per fortuna. Maria conce tu madre! E conquista in corso, ragazzi, venite qua. Che dove cavolo andate, ya? Oh! Così è bello, 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 bello. Oh, 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 oh. Obiettivo ha conquistato, perfetto. Dobbiamo adesso scortare sto benedetto affare, raga. E non ci so cazzi, va bene? Io ci so... Oh! La conce tu madre, vedi alla merda. Ecco, ho usato la pozione, perfetto. Eliminate quella diva! Attenzione che pure io ce l'abbia porcata pronta, eh. No! E qualcun altro mi ha copiato! Nella squadra nemica c'è un altro porco. E vattene! Oh, che cosa? Le stesse armi con me, ma no, so. Vabbè, certo, giustamente. Le usa su qualunque nemico si trovi di fronte, vorrei pure vedere. Gesù! Giuseppe! Eppure Maria! Dale, 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 ragazzi, dale. Non me lasciate qua da sola, per favore. Eppa! No, 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 Genji no. No, ok, ok. Me la sono scappata alla grande, ragazzi, perché sono arrivati adesso i miei compagni di squadra, perché se no ero nella cosiddetta pupù cacca pupù. Vai, Zeni, vai! Zeni, Zeni, Zeni! Ovviamente la kill non era mia! Eeeepa, minchia che strage che stiamo a fare, ragazzi! Ci siamo? Ci siamo? Oddio! Alla grande, raga! Non me l'aspettavo, davvero! Ancora? Ammazza, vabbè, era nelle un pochino nelle retrovie, giustamente, ma ci sta. Ah, lui mi ha salvato le chiappe, perché Genji stava con lì con la sua ultra, mi ha salvato. Grandi, raga, 7 eliminazioni, 4 uccisioni presso l'obiettivo, sono morta 0 volte, ragazzi. Non male, elogio ricevuto, gioco di squadra. Grazie ragazzi, vi voglio bene, ma devo abbandonare la partita. Ah, visto che ci siamo, apriamo anche quest'altro forziere, ragazzi. Lo apriamo insieme. Oh, sono uscita io dalla partita, zii. Perfetto, un altro forziere celebrativo. Apriamolo. Perfetto, 2 audio. Bene. Un altro audio. Ok.
un'icona per Zenyatta col cappellino, bellissimo. E un altro spray per invece Tracer. E vabbè, stavolta non è uscito chissà che cosa. Vabbè ragazzi, allora, come sempre io vi consiglio di lasciarmi qua sotto nei commenti suggerimenti per le prossime partite, per usare nuovi personaggi, altri personaggi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Abdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!